Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Andrea Casadei, da 20 anni mi occupo di temi collegati alla sostenibilità. Sostenibilità per ovviare quei problemi che aveva precedentemente esposto anche il collega, l'aspetto obbligatorio, l'aspetto quando una cosa diventa obbligatoria, a mio avviso c'è una forte comparazione sul mercato, sul prezzo, perché ti compaiono su qualcosa che è obbligatorio. E a me non piaceva lavorare solo esclusivamente sul tema del prezzo e la tematica innovativa di attenzione al tema sociale e ambientale già da 20 anni, già da 20 anni fa, diciamo, ha portato la mia attenzione. Da lì questa tematica è diventata sempre più importante nel mondo delle imprese. Io ho una società di consulenza, siamo una decina di persone. Alzo un po' il tono. Ok, siamo una decina di persone, ci occupiamo di bilanci sociali, bilanci di impatto, certificazione etica e modelli 231. Oggi volevo, poi vi ho lasciato anche un libro sul tema del rating di legalità, volevo un po' farvi conoscere questo strumento, a mio avviso molto interessante e sconosciuto ai più. Il rating di legalità è un'attestazione che rilascia l'autorità garante della concorrenza per il mercato, cioè l'antitrust. L'azienda non è che può dire con un certificato di qualità decido dove faccio il certificato e dove mi interessa e quindi c'è un unico ente in Italia che può rilasciare questo strumento. Il tema interessante della rete di legalità è l'unico, diciamo, attestazione che oltre a un'analisi all'interno dell'azienda fa anche una valutazione degli apicali e dei soci, cioè l'autorità prima di rilasciare il documento fa un controllo presso le procure di competenza per verificare che sia i soci che l'azienda, diciamo, nel pregresso, negli anni pregressi, non abbiano compiuto tutta una serie di reati. Perché è interessante il tema di rating di legalità? Al di là che oggi come oggi la sostenibilità diventa e sta diventando anche una moda e quindi tutti cercano di comunicare, essere più trasparenti e anche diciamo all'interno dell'azienda e anche all'esterno. Il tema del rating di legalità è molto interessante perché tramite questa attestazione le aziende possono avere migliori condizioni bancarie per legge e quindi in alcuni casi noi vediamo grandi gruppi tipo Intesa San Paolo che inserisce il rating di legalità come premialità e come scoring nel proprio rating bancario e questo è più sconosciuto, quindi è uno strumento che migliora le condizioni bancarie delle aziende, ma l'aspetto molto importante, sicuramente primario, è quello che stiamo vedendo di maggiore interesse, che il rating è stato inserito nel codice degli appalti e per imprese che lavorano con la pubblica amministrazione, sia nell'articolo 93 e 95 del codice degli appalti, hanno inserito il rating di legalità come premialità. Premialità quindi ti dà maggior punti e maggior opportunità per vincere delle gare. Un altro aspetto importante è che la pubblica amministrazione, che purtroppo ancora non è così diffuso, però le stazioni appaltanti stanno in modo graduale inserendo il rating, anche nel momento delle concessioni, diciamo, di finanziamenti o di agevolazioni, la pubblica amministrazione dovrebbe inserire il rating come premialità. Quindi l'opportunità che le imprese hanno, che hanno il rating di legalità, è quella di vincere meglio bandi, di avere, diciamo, migliori condizioni bancarie e anche sotto un aspetto reputazionale. Non so se alcuni di voi hanno mai sentito parlare del rating. Sì, ci sono alcune, diciamo, in alcune regioni d'Italia, tipo il Veneto, dove nei bandi viene sempre inserito il rating come premialità. Quindi io vi consiglio, e poi vi lascio le slide, vi ho lasciato anche un libro, vi consiglio, diciamo, anche di informare i vostri clienti su questo tema, perché più delle volte, come dicevano anche i colleghi precedenti che hanno fatto l'esposizione, dicono ma il nostro commercialista non ce l'ha detto, no? E il commercialista dovrebbe sapere tutto. Noi abbiamo predisposto una newsletter mensile che manderemo al network sui temi della legalità e della sostenibilità, anche per informarvi su queste tematiche. E sul tema del bilancio sociale, del bilancio ambientale, del bilancio d'impatto, sono tutti fattori che tendenzialmente, tutto il tema del climate change, che al momento sembra talmente lontano da noi, no? Però un domani,
in molti casi già oggi alcune banche finanziano e preferiscono finanziare le imprese che hanno un basso impatto ambientale, e quindi potenzialmente per aiutare anche i vostri clienti, anche magari nella scelta di un macchinario, dovete considerare anche questi elementi che un domani saranno principali, diciamo, anche per avere successo col cliente. Chiudo. No, dicevo che mi stai guardando, se no, ti guardai. No, sto guardando interessato, molto anzi. Ecco, e un'altra tematica, diciamo, che noi seguiamo, che troviamo sempre maggiore attenzione, e questo sempre per le imprese, grandi imprese che lavorano con la pubblica amministrazione, su tutto il tema dell'anticorruzione, certificazione sul tema anticorruzione, che sarebbe l'ISO 37001. Negli anni, diciamo, si è sviluppato anche il tema 231, e il tema 231 è diventato sicuramente molto importante con l'inserimento del reato 8100 sui reati sulla sicurezza, e questi reati sono sempre più aumentati, ultimamente hanno inserito anche reati fiscali. Io penso che potenzialmente, se non altro, rendere edotto il vostro cliente delle problematiche che potenzialmente può incorrere su un'azienda se non ha il modello 231 è un ottimo servizio per il cliente stesso. Io penso sempre che il modello 231 è un po' come un'assicurazione, cioè tu la devi pagare e poi speri mai di non usarla, però sicuramente è uno strumento molto interessante a tutela del cliente. I reati sono tantissimi, il modello 231 parte da tutta una valutazione dei risk analysis, cioè l'aspetto principale è il tema dell'analisi del rischio. Non c'è la consapevolezza del rischio e di tutti i rischi che l'imprenditore, diciamo, incorre nella propria attività. Noi lavoriamo su queste tematiche anche a livello di formazione, e quindi se qualcuno magari anche chiude un po' prima, se qualcuno ha qualche domanda o curiosità sul tema della sostenibilità, sicuramente oggi si parla molto su tutto il tema dei fondi europei che stanno arrivando, e tutti saranno basati, anche i finanziamenti di questi fondi per le imprese saranno basati per le imprese che hanno un basso impatto ambientale. Quindi anche nei business plan, anche nelle richieste di finanziamento vengono richieste anche quelli che sono, oltre agli aspetti sociali, anche gli impatti ambientali che quel finanziamento avrà. Già Monte dei Paschi di Siena fa questo, cioè chiede o predilige finanziare delle imprese che hanno un basso impatto ambientale. L'Italia di Ricordo fa la stessa cosa, quindi anche le grandi banche sono orientate a questo tema. Il tema è graduale, tutto il percorso, tutto l'asse, diciamo, dall'accordo di Parigi del 2015 sul cambiamento climatico, e oggi in modo graduale, diciamo, arriveranno anche alle piccole e medie imprese. Parlando con Intesa San Paolo qualche settimana fa, alcuni referenti mi hanno detto: se noi dovessimo oggi finanziare solo le imprese che hanno un basso impatto ambientale, in Italia finanzieremo 15 aziende, no? Però ormai io penso che questo mega trend della sostenibilità non si cambia, ma se le imprese non vogliono cambiare, sono i consumatori che scelgono, o i nuovi millennial che preferiscono scegliere imprese che sono sostenibili, e se non altro che comunicano la propria sostenibilità, perché in molti casi, specialmente nel nostro contesto, le imprese sono già sostenibili, solo che non hanno la capacità di comunicare, e poi torniamo sempre all'aspetto comunicativo, diciamo, non ha la capacità di comunicare al territorio o ai consumatori, cioè tutte le attività che fanno sul tema della sostenibilità. Quindi vediamo che i clienti che sono sostenibili sono più resilienti come imprese e hanno maggior successo sul mercato. Volevo aggiungere, sottolineare, avete sentito parlare di bilancio sociale. Io ho avuto la fortuna di lavorare con Antonio Mantegena, sì, che è stato il professore a Bologna, ha insegnato un po' di tempo anche ad Ancona, e il bilancio sociale è una bella storia, cioè praticamente immaginate un bilancio dove non ci sono i numeri, cioè non ci sono i numeri, o meglio i numeri ci sono, ma ci sono i numeri dell'impatto sociale dell'azienda, quindi quanto bene fa l'azienda all'altro. È una materia affascinante, e in prospettiva futura, secondo me, fare un bilancio sociale e specializzarsi nel fare i bilanci sociali dei nostri clienti è una grande cosa, perché immaginate presentare il bilancio alla Camera di Commercio e il bilancio sociale, quindi a livello proprio di beneficio non solo ambientale,
ma di beneficio proprio sociale, capito? Tant'è che loro hanno un nome che mi piace tantissimo, loro l'azienda si chiama Bilanciarsi, capito? Bilanciarsi che è un nome, quindi l'hai detto all'inizio, ma non gli hai dato l'importanza che merita, secondo me, ecco. Quindi io ce l'ho fra i miei progetti di commissionarvi un bilancio. Ecco, uno degli aspetti non integrazione, diciamo, in Italia per legge 54/2016, a seguito di una direttiva europea, cioè le grandi imprese sono obbligate a redigere la DNF, che sta per dichiarazione non finanziaria, cioè rendicontare anche gli impatti ambientali, sociali, il tema di corruzione, cioè proprio per legge, specialmente le società quotate, se non redigono questo documento, se stanno all'interno dei parametri, gli amministratori hanno delle multe anche importanti per alcune decine di migliaia di euro. Quindi il tema, attualmente diciamo la DNF non è così diffusa perché l'aspetto, il vincolo legislativo era quello principale per il mercato italiano, sono più di 500 dipendenti, no? Attualmente l'orientamento è quello di abbassare questo vincolo a 100 o 200 dipendenti e quindi potenzialmente si apre un mercato che è impressionante. Dove le tecnicità sono nostre. Lì sì. Non c'è nessun dubbio che le tecnicità sono economico-aziendali, quindi non ce lo può fregare nessuno, quindi questa cosa qui è uno di quei servizi di cominciare a pensare, se magari uno avesse la fortuna di prendere un praticante giovane, no, che ci avesse voglia di... Sì, io penso che almeno per quello che vediamo noi, noi siamo passati da un momento, diciamo questa attività da 20 anni, io mi ricordo 5 anni fa, una mia collega quasi emozionata piangeva, ci hanno chiamato, perché per noi non ci telefonava nessuno, cioè ci hanno chiamato, noi siamo stati 15 anni senza dire ci hanno chiamato, cioè, quindi noi forse lì abbiamo sviluppato anche l'aspetto del marketing, no? Certo, di necessità. Però oggi come oggi devo dire che anche le aziende, cioè incredibile, cioè, da aziende che fanno il settore clinica, Blue Dental, ma anche piccole e medie aziende, perché glielo chiede, no? Il proprio fornitore, il proprio cliente, cominciano a chiedere informazioni sul codice etico, tutto il tema anche delle risorse umane che troviamo nella balance scorcarsi. Il codice etico è un'altra cosa seria, perché voi sapete che il primo punto della mappa strategica è la mission, e quindi lì c'è il codice etico, ne parleremo domani anche con Fabio. È una cosa seria, non è una cosa tanto per così. Il codice etico di un'azienda non dice cos'è, è una cosa seria, perché quella è la mission, cioè tu sei venuto al mondo per fare quello, e quando tu ti discosti dalla mission le cose non andranno mai bene, okay. Grazie Andrea. Grazie a voi. Ok, grazie. Qua c'è un libro, ci saranno altri se ne volete. Grazie. Andrea, l'azienda, non Andrea. Andrea è lo stesso, ma l'azienda è un'eccellenza. È una cosa che se approfondite poi 231, l'aspetto del ranking di legalità, questa qui è una cosa seria.